Migliaia di persone hanno assistito sabato 30 giugno fino a notte inoltrata nella bella piazza di Roncolo di Quattro Castella e in tutti gli spazi possibili alla maratona musicale Un Sorriso per l'Emilia, promossa dalla Fondazione Tiziano Motti. Un successo incredibile che è servito a mantenere accesi i riflettori della comunicazione sul dramma che ha colpito il cuore dell'Emilia il 20 e il 29 maggio scorsi e a fornire aiuti immediati al comune di Cavezzo, scelto come beneficiario dagli organizzatori. Sul palco, per quasi 9 ore, si sono alternati grandi protagonisti della musica italiana e dello spettacolo, giovani promesse e gruppi emergenti, mentre intorno alla piazza diversi enti e associazioni hanno raccolto aiuti e donazioni. Salve a tutti e benvenuti a Un Sorriso per l'Emilia, organizzata dalla Fondazione Tiziano Motti, un grande concerto, una maratona musicale dedicata alla nostra regione, l'Emilia Romagna, e alle zone colpite dal terremoto. Accanto a me l'europarlamentare Tiziano Motti, dopo l'appello di sostegno rivolto all'Unione Europea, a cui ha fatto seguito una visita il 3 giugno del vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, alla commissaria alle politiche regionali Johannes Hahn, con la promessa di ingenti aiuti, nasce Un Sorriso per l'Emilia. Perché e a chi sono destinati questi fondi? Allora, prima di tutto volevo precisare che questa è una bella iniziativa nata proprio sul territorio. Io ho accettato di collaborare, e non sono esattamente l'organizzatore, ma un promotore, diciamo, di questa bella iniziativa, alla quale partecipo col cuore, perché si tratta di raccogliere fondi non facendo pagare un biglietto d'ingresso al concerto. La gente ascolta la musica e, se vuole, compra dei gadget, consuma nel banchetto di ristorazione, e questo ci permette di raccogliere denaro che poi arriverà direttamente alle famiglie che hanno, tra l'altro, bambini e che hanno subito il dramma del terremoto. Questo perché lei prima accennava ai contributi dell'Unione Europea. Una cosa che purtroppo non è di dominio pubblico è che questi fondi sì vanno ai terremotati, ma in forma indiretta, nel senso che dovranno essere utilizzati, questo per proprio disposto dell'Unione Europea, per la ricostruzione degli edifici pubblici, delle infrastrutture, e anche per ripagare una parte dei costi immediati di assistenza che ci sono stati anche per le stesse tendopoli, però non arrivano per esempio a chi ha una casa distrutta. E quindi noi volevamo invece accompagnare a quella che è il contributo dell'Unione Europea e di quello che sarà anche il contributo del governo, un'iniziativa che porti un po' di denaro direttamente alle famiglie. Inizia una serata straordinaria, amori belli. Belline, va che belle che sono queste qua, va che belle, va che meraviglia. Alla conduzione di Un Sorriso per l'Emilia, Enzo Iacchetti, come mai questa scelta di partecipare a questa maratona musicale? Io ci sono sempre, sono un reduce dell'Aquila, come puoi notare. Esatto. Hai visto? Sono qua volentieri, come lo sarei in Calabria, come lo sarei in Piemonte. Certo, stasera sapevo che dovevo essere qua, quindi il mio cuore è qua per questa gente. Come vive Enzo Iacchetti il terremoto? È una cosa devastante, per quello che mi prende molto a cuore. Ci siamo! Fatevi sentire, ci siamo! Ok. Lei è sale, lei è sole, lei è il mare, lei. Lei è il pane con salame, lei che fame, lei. Le tue mutandine che mi fanno morire quasi tutte le mattine. Le tue ballerine sono tornate all'ovile, ma non riesco più a dormire. È come uno show, è stato uno show, dolcissimo show, è come uno show, ah,
Sono con il cantante e autore televisivo Omar Pedrini, che aprirà la kermesse canora di Un Sorriso per l'Emilia. Omar, come mai hai deciso di partecipare a questo evento? Perché è un privilegio, credo, poter dare una mano a quella che per me è la spina dorsale d'Italia. E poi perché ho inciso 10 dei miei 20 album in Emilia, a Rubiera, per cui dicono che io sia emiliano d'adozione, ne sono sempre fiero di questo. E credo che in questo momento un po' di musica, un sorriso come stanno facendo tanti, sia importante, e quindi essere qua è per me un privilegio. Ha deciso di partecipare a questa iniziativa Un Sorriso per l'Emilia? Che sono emiliana, sono quindi solidale con questo popolo, che comunque so che è un popolo di lavoratori, è un popolo che non ci tiriamo mai indietro. Nei giorni del terremoto dove era e come ha vissuto questa esperienza? Io ero a Piacenza, per fortuna lì non, diciamo che si è sentito, però non ci sono stati danni. Io ho sentito molto quello delle 9 del mattino, sembrava che c'era un gigante che mi scuoteva il letto, però era già successo il grave, però lì ho capito la paura, e quindi immagino anche queste persone che stanno vivendo nelle tende questo caldo, vedete come siamo conciati, in realtà io non ho appena fatto una doccia, ho appena fatto le prove, che è diverso, però siamo qui tutti con il cuore, con gioia. Speriamo di raccogliere un po' di soldi, speriamo di portarvi un po' così, un po' di leggerezza in un momento che è un po' pesante. Dipendere da nulla, da niente, da nessuno, non è tenere in mano la propria libertà, e fare un corpo vibra senza lucidità. Siamo qui per Un Sorriso per l'Emilia, e Tiziano Motti ci ha detto che l'hai obbligata a iniziare con Anima Fragile, è sì, vero? È certo, potrei fare in questo momento canzone migliore, anche perché è veramente un capolavoro della musica, scritta da Vasco. Assolutamente, e poi quanti brani presentate? Ma poi faremo ancora 3 o 4 brani. Secondo me faremo un Vita Spericolata, faremo anche Chiara, faremo Ti Immagini. Qual è la più bella? Ma guarda, attualmente quella che mi emoziona più di tutti, fino a un po' di tempo fa forse era Sally, adesso Anima Fragile. Ma lo sai che Tiziano è emozionatissimo, anche perché è un po' giù di voce, quindi è preoccupato. Gli ho detto è il malessere preconcerto. Questo è un brano che va dedicato alle vittime del terremoto, a chi è stato portato via prima del tempo, perché è un brano che è nato così anche da Vasco, dedicato a una persona che non c'è più, quindi io assieme a voi la dedicherei a tutti coloro che a causa di questa tragedia non sono più con noi. E tu
sei. Anima fragile che mi ascoltava immobile, ma senza ridere. E ora tu, chissà dove sei. L'iniziativa della Fondazione Tiziano Motti ha fatto seguito all'accorato appello che l'europarlamentare reggiano, insieme ad altri 7 colleghi, rivolse il 28 maggio scorso al Presidente Barroso e che scaturì la visita alle zone colpite da parte del Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani e del Commissario alle Politiche Regionali Johannes Hahn, che hanno promesso uno stanziamento di circa 300 milioni di euro. Per aggiornare i presenti su quanto si sta facendo a Bruxelles e a Strasburgo per l'Emilia, sul palco sono saliti, insieme al promotore Tiziano Motti, l'applauditissima onorevole Iva Zanicchi e Anna Maria Corazza Bildt, l'eurodeputata eletta in Svezia nativa di Parma, anch'ella tra le promotrici delle azioni comunitarie a sostegno della bassa ferita. Senza te. Applausi a questi ragazzi. A di più. Grazie. Ma lo sai, ma lo sai che se noi proviamo un mese come fanno tutti, saltiamo per aria. Ma bravi, motel chi? Noir. Hotel Noir, voi siete Noir, White, Red, Yellow, tutto, bravissimi. Allora, Hotel Key, bellissimo. Bravissimo, allora, no? Non hanno mica provato oggi, ve lo dico io. Vabbè, ma si può, alla mia età si può. Lei è profondamente emiliana, questo terremoto così violento nella sua terra, quale emozione le ha suscitato? Intanto ha colpito tutti in modo incredibile. Io ho sofferto molto come tutti gli emiliani, avevo anche dei parenti che vivevano a Mirandola e adesso vivevano nelle tende, non hanno avuto, grazie a Dio, la casa lesionata, ma lo spavento è stato talmente tanto che non riuscivano più a entrare in casa.
la partecipazione, l'amore, l'affetto, dobbiamo farglielo sentire, perché gli aiuti sono importantissimi, arriveranno, io mi auguro, sia dall'Europa che dallo Stato italiano, e anche da cose piccole come questa che abbiamo fatto questa sera, poter raccogliere non lo so quanto, ma e darlo alle persone più bisognose, quelle che forse, non dico che sono dimenticate, ma che avranno magari la casa lesionata e che chissà quando potranno avere degli aiuti, perché prima si pensa giustamente alle scuole, alle strade, magari alla chiesa, alla cattedrale, però non bisogna far sentire sole le persone. Voglio una vita maleducata, voglio una vita come quella dei figli. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come l'estate, a bere del whisky a Roxy Bar, o forse non ci incontreremo mai. Ognuno a rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro il suo Facebook. E questa sera nel letto metterò qualche coperta in più, perché se no avrò freddo senza averti sempre addosso. Però si può racchiudere dentro una canzone che canterò. Ogni volta che avrò voglia di vederti, di toccarti e di sentirti ancora mia. Grande Vasco! Grande Alberto Rocchetti, fantastico! Grazie. Unico. Sono bravo a scrivere canzoni, sì, ma tu di più. Sono bravo a regalare le emozioni, sì, ma tu di più. Ma quanto tempo e ancora io dovrò darci dentro? Quanto tempo e ancora mi viene da star male per... Purtroppo io non sono Biagio Antonacci. Sulle mani, Biagio Antonacci. Firmare autografi alle fan, bere palasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci. Vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci. Grazie moltissimo. Grazie molte. Grazie Roncolo di Quattro Castella. Puoi vedere che se scendiamo dalla croce non ti salverai, garantiamo noi incapace. Non scappare tanto non serve a niente. Come te! Oh. 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 Sì, ci siete in pieno. Ci siete in pieno. D'ora in poi si parla solo in inglese. Do you feel alright? Dovete dire yeah. Do you feel alright? Do you feel okay? Come on, dai, spacca tutto, dai, forza. Sono con Andrea Mingardi, anche lui grande protagonista dell'iniziativa Un Sorriso per l'Emilia. Partiamo da un assunto. Io qui ho inaugurato tutti i locali quando ero ragazzo e ho fatto migliaia di concerti. Conosco la gente quasi tutta per nome e cognome.
cioè mi hanno dato tanto e comunque l'avrei fatto anche all'Aquila, ecco, l'ho fatto anche per l'Aquila, però qui è, capisci, qui ho verificato il dolore dei colpiti personalmente, Cento, Mirandola, Cavezzo, cioè, è qualcosa che ti rimane dentro e poi fa parte un po' del nostro modo di essere, che noi siamo stati fin dal dopoguerra arrivare ai nostri giorni i pochi che sono riusciti a trasformare l'io in noi. Giorgia, Geordie True, just an old sweet song, keep Georgia on my mind. Yeah, all their arms reach out to me, all their eyes smile tenderly, stealing. Say to Georgia. To Georgia. Baby, no peace I find. Just an old sweet song. All their arms reach out to me. Wow, sing the song. All their eyes smile tenderly. Dormivamo senza paura, fu un generale di 20 anni, occhi turchini, giacca uguale. Ma come posso andare avanti oggi e farmi una ragione senza più pensare?